discorso con Credito Sportivo è molto semplice. Quando il privato si presenta al Credito Sportivo per ottenere un finanziamento, c'è un tema di accesso al credito anche lì, e quindi di utilizzo di garanzie che sostengano i finanziamenti che vengono appunto dal Credito Sportivo. Abbiamo fatto una convenzione importante, nuova a livello nazionale, nella quale di fatto GEPA, fino a una convenzione con il Credito Sportivo, garantisce fino all'80% i finanziamenti che il Credito Sportivo dà a imprese che operano nel campo dello sport, quindi fanno il loro business nel campo, campo dello sport. Quindi, questo diciamo è un aspetto importante, sia perché comunque sport è economia, ma poi sport è anche salute, quindi di fatto, ecco, sostenendo iniziative che si orientano e fanno business con lo sport, con la salute, e di fatto si aiuta poi la salute dei cittadini, e diciamo c'è anche poi una ricaduta, ma fondamentalmente poi noi su questo svolgiamo un ruolo di sostegno a attività di impresa che hanno tutta la dignità di essere sostenute. Si parla, Presidente, a partire dallo stadio, insomma, discorsi un po' complicati però di Renato Curi, a scendere, insomma, a un po' il problema dell'impiantistica, no? Degli impianti sportivi è un problema un po' che non solo in Umbria, ma insomma è un problema un po' in tutte le regioni. Questo provvedimento che, insomma, grazie a GEPAFIN può aiutare quindi a risolvere qualche problema, e poi se c'è qualche domanda da fare qui c'è il Presidente di GEPAFIN, insomma, quale migliore occasione, insomma, da Presidente del CONI può avere oggi qui a Galasport? Presidente. Sicuramente sì, parlare di impiantistica sportiva oggi significa parlare in tutta Italia dello stesso, certo, argomento. L'impiantistica di cui è dotata l'Italia è un'impiantistica a volte datata, come quella nella nostra regione. Sicuramente abbiamo un'impiantistica che ha bisogno di essere rivista, iniziando dal Curi, ma io sono stato con il sindaco di Perugia direttamente al Credito Sportivo già qualche mese fa per affrontare questo problema, per passare al Palo Evangelista, Palo Barton, che sicuramente, continuando ad ospitare la SIR in quelle che sono le attività internazionali, ha bisogno di essere rivisto. Sicuramente il palazzetto dello sport di Foligno, e sto andando per ordine di grandezza, che continua ad ospitare grandi eventi, ma che sempre più ha bisogno di essere ammodernato e di essere messo in sicurezza. Non voglio parlare del palazzetto dello sport di Terni. 30 anni che sono in CONI, sono 30 anni che continuiamo a chiedere il palazzetto. Qualcosa si sta muovendo, ma il movimento sportivo umbro ha bisogno, ha l'estrema necessità di avere un palazzetto dello sport a Terni, perché quella zona dell'Umbria è completamente scoperta di grandi impianti sportivi. Allora, se, come dicevo, anche la Presidente Marini ha riconosciuto l'importanza dell'impiantistica sportiva affinché il movimento sportivo umbro possa continuare ad affermarsi, ma non solo, anche a ricevere grandi eventi, abbiamo bisogno che l'argomento sia affrontato, e sia affrontato con cognizione di causa. Abbiamo bisogno di nuova impiantistica? Sicuramente sì, ripeto, Terni ne è sprovvista, ma ne è sprovvista un attimo tutta la parte sud della nostra regione. Abbiamo bisogno di rivedere l'impiantistica esistente nel Perugino? Sicuramente sì, ed è necessario rivederla. Abbiamo bisogno di ulteriore impiantistica sportiva? Io dico sì, di un'impiantistica sportiva però capace di accogliere quelle che sono le esigenze delle nostre società sportive. E le nostre società sportive sono anche le società sportive che agiscono tutti i giorni in quella che è la fascia appenninica, dove non abbiamo grandi numeri, ma dove c'è la necessità di avere infrastrutture non grandi, ma capaci di accogliere quelle società che, consorziate, che messe insieme, che costituiscono polisportiva, possono poi ambire ad ospitare anche campionati a livello nazionale. Chi ci può aiutare? GEPAFIN sicuramente. La convenzione fatta va sicuramente nel senso di dare un grande aiuto a quello che è il movimento sportivo dell'Umbria.
Lei mi ha detto se io poi potevo fare una domanda, ma la farò sicuramente. Perché, abbiamo qua il Presidente. Perché io ho letto con attenzione e più di una volta la convenzione stipulata tra GEPAFIN e l'Istituto Credito Sportivo. Io parto da un presupposto. L'Istituto Credito Sportivo sicuramente conosce e conosce molto bene quelle che sono le condizioni, le situazioni delle nostre società. Chi si rivolge per avere il credito sportivo? Sicuramente le nostre società sportive, sicuramente le nostre amministrazioni, sicuramente un mondo sportivo variegato, ma fatto soprattutto di volontariato, se escludiamo quelle che sono le amministrazioni. E io l'ho letto, Presidente, l'ho letto con interesse, l'ho letto però con l'occhio del Presidente, che è il Presidente della singola società sportiva, che oggi si trova a chiedere un contributo, un intervento al credito sportivo, il quale la prima cosa che mi chiede, garanzie. Garanzie, ecco. Garanzie. Le garanzie chieste al Presidente della società sportiva sono garanzie per il più delle volte personali, perché il presidente della singola società sportiva ha garanzia dall'impianto, se è di proprietà, se non è di proprietà qualcun altro lo deve dare. E dopodiché è inutile girare intorno alle parole. Vengo chiamato a dire quali sono le garanzie che personalmente mi puoi dare. Io rispondo, sono volontario. Oltre alle garanzie di essere volontario, di alzarmi garantisco tutte le mattine, la mia volontarietà. Mi diventa un problema. Allora, la domanda che io pongo al Presidente di GEPAFIN è questa, ringraziandolo per essere stato i primi in Italia a parlare di sostegno allo sport, da questo punto di vista. Quindi, credo che tanti presidenti che ci stanno in questo momento ascoltando, le porrebbero la mia stessa domanda. Per le piccole realtà, che però hanno bisogno di rifare il campo sportivo, piuttosto che le docce, piuttosto che la piccola palestra, piuttosto che, e che hanno a disposizione solo ed esclusivamente di loro, perché poi non hanno a disposizione la loro volontà, diciamo. Ecco, come GEPAFIN realmente può aiutarci? Questa è la domanda a cui ci siamo posti subito e questa è la domanda e la risposta che tanta gente del movimento sportivo si aspetta. Una nota di chiarezza, Presidente, affinché da domani possiamo non solo rivolgerci al credito sportivo, ma rivolgerci sapendo che GEPAFIN ci è vicino, fino a quando ci può essere vicino e fino a quando noi ne possiamo, tra virgolette, usando un termine sicuramente non giusto, approfittare. Sì, diciamo, le domande sono molto, molto chiare. Io sottolineo un aspetto, no? Che gli interventi di GEPAFIN si inseriscono negli interventi del credito sportivo, quindi evidentemente la sponda bancaria è la sponda del credito sportivo. Noi quindi siamo il supporto che dà quelle garanzie in più che lo stesso credito sportivo chiede quando si fanno operazioni quindi di finanza. Quindi può essere, Presidente, quella garanzia che dice il Presidente del CONI? Sì, assolutamente sì, cioè questa è una garanzia integrativa, cioè GEPAFIN con il proprio patrimonio e con anche i fondi di terzi che gestisce, che sono i fondi della Regione, quindi ha la possibilità di rilasciare garanzie. Sottolineo il fatto che GEPAFIN opera anche col proprio patrimonio, questo è un aspetto non banale, perché noi siamo diventati, poter operare col proprio patrimonio per rilasciare garanzie significa che noi siamo sotto l'operatività e sotto l'egida di Banca d'Italia. Questa cosa GEPAFIN l'ha ottenuta un anno e mezzo fa, quindi GEPAFIN oggi ha una capacità di fare le cose di cui stiamo parlando stasera, perché poi ha avuto un'autorizzazione, ha fatto una scelta di responsabilità, che è una scelta di entrare nell'egida di quei soggetti che sono vigilati dalla Banca d'Italia, quindi operano in quello mercato difficile che è il mercato della finanza a pieno titolo. Insomma, questa è una sottolineatura che faccio perché poi per mettere a disposizione gli strumenti oggi in un mondo così complesso devi fare anche delle scelte e spesso sono scelte che comportano responsabilità
e su questo la Regione dell'Umbria è stata a fianco alle scelte che abbiamo fatto, così come sono le banche che sono nostre socie che hanno scelto, diciamo, di fare questo, di questo passo. Ora è anche vero che noi però operiamo nella direzione di sostenere attività economiche, quindi il tema è che cosa riusciamo a fare di attività, diciamo, di sfruttamento degli impianti che non siano solo, e non lo voglio sminuire, solo attività sportiva di tipo ludico, ma siano anche attività che valorizzino questi beni in una gestione economica. Quindi da questo punto di vista le nostre risorse sono a disposizione di coloro i quali non solo hanno l'idea di fare attività sportiva, e questa è una cosa da sottolineare, ma anche la visione di poterla fare in una maniera, diciamo, economica, nel senso che in termini di manutenzione degli impianti, ma di sfruttamento per attività che hanno la possibilità di generare entrate. Lei prima diceva, ecco, magari su questo mettersi insieme, no? Associarsi, far sì che, diciamo, l'associazionismo sportivo si dia dimensione anche, diciamo, fra virgolette, di impresa, o comunque punti a recuperare i propri costi e recuperare i costi degli investimenti con uno sfruttamento economico degli impianti. Su questo ci deve essere anche la sensibilità del pubblico, cioè significa che gli impianti possono essere realizzati anche col supporto del pubblico, ma anche in un'ottica che io ti do la possibilità di sfruttare un impianto anche per attività che non sono prettamente sportive e danno la possibilità di fare dei ricavi. È quello che adesso in grande stile sugli stadi, no, si punta a fare, con grande stile su stadi, perché mi pongo il problema di come sfruttare economicamente degli investimenti che sono significativi. Ecco, quindi su questo secondo me c'è un minimo di riflessione da aprire. Ecco, io voglio solo dire che su questo possiamo dare anche un aiuto, cioè nel senso mettendo a rete quelli che sono poi gli operatori che già oggi nell'ambito dell'attività sportiva riescono a fare attività economica, quindi cercare di trovare, ecco, da questo punto di vista delle collaborazioni e delle esperienze. Ecco. Lei mi deve scusare se mi permette, non voglio aprire un dibattito, non è questo sicuramente il luogo adatto. Il 90% delle nostre società sono società non a scopo di lucro, quindi noi già partiamo con questo handicap. Se faccio l'esempio banalissimo, se una nostra società sportiva apre un bar, ha perso tutto ciò che c'è legato al fatto di essere una società non a scopo di lucro, ma diventa una società commerciale e quindi per noi diventa veramente problematico. Il 90% delle nostre società e il 90% di coloro che realmente fanno praticare sport, praticano lo sport sul territorio, ed è sicuramente il 90% di quelle che si rivolge al credito sportivo per avere anche la piccolezza, e la piccolezza tante volte, perché poi va a inficiare tutto ciò che noi facciamo, risiede nel rifare gli spogliatoi piuttosto che semplicemente l'impianto dell'acqua calda, o piuttosto l'impianto di irrigazione, o piuttosto. Il problema, Presidente, è che il 90% delle nostre società è volontariato puro, quindi quando noi andiamo a parlare di lucro sono problemi che ci interessano poco, cioè noi non potremo mai accedere a questo punto a quelli che sono i benefici che GEPAFIN può riservare a una parte, che però è minoritaria, del nostro movimento, che sono quelle società in grado di produrre economia. Ecco, la domanda e chiudo, scusatemi, però è importante che chi ci sta ascoltando, certo, insomma, queste cose le sappia, certo. La domanda è questa: che possibilità abbiamo di sederci un giorno intorno a un tavolo, non con il credito sportivo, di cui ormai sappiamo tutto, perché col credito sportivo sappiamo che, essendo una banca pubblica, la prima cosa che ci chiede sono le garanzie, ma che possibilità abbiamo invece di interloquire direttamente con GEPAFIN, quindi con la Regione, affinché quelle piccole società che hanno estremamente bisogno di un ente che le garantisca possano poi accedere a questi benefici? Ma su questo, diciamo, sfidando, accettando il confronto, perché poi alla fine siamo qui per, appunto, per confrontarci, cercare di capire. Certo. Ma io dico, diciamo, adesso c'è un mondo che guarda, no, a tutto quello che è associazionismo, no? Lo guarda anche dal punto di vista
di un interesse, diciamo, di finanziamento, di sostegno. Io ho avuto in questo periodo degli incontri estremamente interessanti con delle banche importanti che si sono specializzate proprio nel sostegno al non profit, nel sostegno all'associazionismo. E si stanno facendo, insomma, poi anche su quello chi finanzia, chi sostegna questa iniziativa, nel suo piccolo e nel loro piccolo, riesce a trovarci una giustificazione di tipo finanziario, di tipo economico, per sostenere progetti che comunque, se io sostengo finanziariamente, devono comunque avere la capacità di rientrare, magari non con il rientro del bar, ma magari con, diciamo, poi le sovvenzioni che poi gli stessi associati mettono. I corsi, no? Magari. I corsi sicuramente, ma anche lo stesso volontariato che si esprime in contributi, in risorse che vengono date all'attività associativa. Quindi di fatto c'è un mondo di soggetti che, appunto, come l'associazionismo sportivo, che si propongono di fare cose comuni, mettendoci magari anche qualche piccola risorsa, e su questo ci sono soggetti che si stanno specializzando per sostenere finanziariamente questa iniziativa. Noi su questo siamo attenti. Adesso citavo prima, ma non siamo attenti solo come Umbria da questo punto di vista, citavo prima l'accordo che ha fatto Fidi Toscana, che è la finanziaria della regione toscana, la gemella grande di GEPA, fine che ha fatto con la Lega Pro. Anche qui siamo su una dimensione più grande, ovviamente, no? Però c'è tutta un'attenzione che anche le altre finanziarie, le altre regioni, io vorrei fare ad esempio qui in Umbria, fra l'altro la Lega Pro è diretta da un umbro, no? Perché è Francesco Ghirelli, e quindi adesso noi fra l'altro la presenteremo a breve a livello nazionale, proprio per diffondere questo ragionamento a livello di tutte le regioni italiane, in maniera tale che anche le altre finanziarie, anche noi vorremmo farlo qui in regione, possano prendere spunto da questa esperienza per vedere, dare il loro contributo su questo fronte. Io su questo però dico una cosa, Presidente, bisogna aprire dei tavoli di confronto, cioè bisogna ragionare, noi dobbiamo fare un mestiere che è quello di fare finanza e sostenere lo sviluppo economico della regione, questa è la nostra missione. Siamo anche noi non profit, perché anche noi non dobbiamo fare profitto su questa attività, perché c'è una missione di sostenere quello che nasce sul territorio e sostenerlo finanziariamente. E su questo, conoscere bene quello che voi fate, le iniziative che voi fate e confrontarsi nel merito, secondo me è la strada giusta, perché poi conoscendo le esigenze poi uno riesce a tagliare su misura, diciamo, degli strumenti che possono essere utili. Io su questo adesso non lo faccio per dare una risposta così politica, lo faccio per dire le soluzioni si trovano se la gente parla tra di loro, si parla. Dalla sport può essere l'occasione per questo insieme. Ma ci rinviderà. Questo è interessante. Cioè, sentiamo Stefano. Allora, adesso qui si aprirebbe il dibattito vero, ma insomma. Sì, ho apprezzato molto la proposta del Presidente e la risposta di Santucci, perché Ignozza ha posto una questione vera: come si finanzia l'attività e la gestione impiantistica delle società dilettantistiche? È un problema che riguarda solo il Presidente della società XY o è un problema, io dico, di politica sportiva regionale? Questo è il punto. Ignozza pone la domanda e Santucci dice: io sono disponibile a costruire un tavolo per vedere che cosa si può fare. Ecco, a questo punto occorrerebbe che la politica intervenisse per mettere in piedi il tavolo e per aprire un confronto tra i rappresentanti delle società dilettantistiche, le finanziarie e, io dico, anche la giunta regionale che assume la nuova legge dello sport e la finanzia. Questo è anche il punto, cioè non è che si può sperare solo che con le risorse del credito sportivo, che poi attengono e possono riguardare solo una parte minoritaria delle società, risolviamo il problema. Il problema è che, posto che l'impiantistica sportiva umbra necessita di investimenti per la manutenzione e per coprire alcuni buchi, Ignozza ha parlato del palazzetto dello sport di Terni, giustissimo, ma io penso che anche a Perugia c'è un problema, ci sono diversi problemi. Uno,
c'è un problema della piscina olimpica. Va affrontata a Perugia il problema della piscina olimpica. Se c'è una società perugina che deve svolgere al massimo livello l'attività della pallanuoto, non può giocare in casa. Devi chiedere ospitalità a Ancona, a Firenze, a Roma, perché non c'è una, non c'è una piscina olimpica. Se c'è fosse un perugino che vuole applicarsi alla disciplina dei tuffi, non si può fare. Chiaro? Dice, ma è al mare? No, perché Cagnotto e Klaus Di Biasi stavano a Bolzano. Voglio dire, perciò dipende in questo caso dall'impiantistica, no? Anche tu abitava a Bologna, però era di Bologna, quindi insomma, no. Certo, e ovviamente poi c'è tutto il problema. Io penso, anche qui è un problema che riguarda Perugia dell'atletica, non abbiamo la settima e l'ottava pista, pertanto se vogliamo fare delle cose abbiamo i perugini che vanno a Bastia ad allenarsi, perché a Perugia non c'è, si inaugura il Santa Giuliana, però fino a qualche, non so oggi come è messo, voglio dire, non c'è il custode, è nelle condizioni non ottimali il Santa Giuliana, non ci sono gli attrezzi per il salto in alto, per il lancio del giavellotto e del disco, insomma la gente ci va con i cani a farli passeggiare. Siamo di fronte a una situazione che veramente, altro che impiantistica, c'è anche un problema di gestione. Pertanto sono molte le questioni sul tavolo, che è positivo pertanto che dal mio modesto punto di vista il presidente Santucci ci illustra una possibilità, altrettanto positivo. Però che si parlano fra di loro, insomma, è che anche il presidente Conni rilancia, dice va bene, c'è tutto un altro mondo che va affrontato, c'è l'applicazione della legge regionale sullo sport che va fatta, non va rinviata. Perciò io apprezzo molto il fatto che ci siamo inventati gli ambasciatori dello sport umbro, no? Cosa molto simpatica, che ci sono queste dichiarazioni di principio della Presidente sull'impiantistica. Occorre che a queste dichiarazioni si dia un seguito molto, molto concreto. Ecco, questo è. Però io direi che i due presidenti Santucci e Ignozza oggi, stasera, hanno espresso delle volontà che per le comunità sportiva regionale è molto positiva. Presidente Ignozza, cosa vogliamo aggiungere? Insomma, il presidente Santucci si è reso disponibile a un tavolo per approfondire queste tematiche, per cercare di trovare soluzioni e creare, come dice, su misura magari alcune misure. Può essere un inizio, insomma, per intraprendere un percorso? Sicuramente sì, la disponibilità credo che sia totale, come da parte nostra si sente la necessità impellente di parlare e di metterci intorno a un tavolo. Abbiamo l'estrema necessità, lo diceva Stefano Vindi, di parlare veramente e seriamente di impiantistica sportiva. Abbiamo però anche la necessità di far conoscere, di applicare la legge dello sport regionale che ormai, sì, bellissima, con cose innovative. Adesso però facciamola funzionare mettendola a disposizione del movimento sportivo. Un tavolo di lavoro, domattina io sono disponibilissimo, ma credo che il Presidente Santucci lo sia altrettanto, ma perché evidentemente già firmando la convenzione con il credito sportivo, Gepafin ha capito che c'è un mondo di riferimento importantissimo, e non importantissimo ai fini economici, ma importantissimo ai fini sociali, che è quello che poi ognuno di noi credo che tenga di più. Quindi impiantistica sì, necessità urgente, urgente sicuramente parlarci per scambiarci e per far conoscere un mondo che evidentemente non necessariamente Gepafin doveva conoscere fino a stasera. Beh, insomma, già stasera ecco, un risultato l'abbiamo ottenuto, sì, vi siete conosciuti, vi scambiate magari il numero, che la sport a qualcosa servito, insomma, quindi diamo un là, no? Devo sottolineare un aspetto, che prego, quello che abbiamo fatto con il credito sportivo è un'iniziativa, è un compito di GEPA, perché poi noi siamo il soggetto tecnico e finanziario che deve mettere in campo le politiche regionali. Ma su questo siamo stati stimolati dalle istituzioni regionali, dall'assessore in particolare competente nell'area dello sport. Quindi abbiamo avuto
diciamo, uno stimolo, un input istituzionale e politico. Questo dimostra che c'è assolutamente una sensibilità. Noi quello che possiamo fare è capire le esigenze e individuare se ci sono degli strumenti sia tradizionali ma anche innovativi che possono aiutare a soddisfare le esigenze che vanno nell'interesse della comunità. E quindi questo, su questo diciamo assoluta disponibilità, e penso che poi quando si tratterà di fare scelte istituzionali e politiche poi la regione avrà diciamo la giusta sensibilità in questo senso. Quello sta già dimostrando. Quindi noi diciamo quello che possiamo mettere a servizio di tutti è una capacità di analisi del problema e una capacità di individuare gli strumenti. Il mondo sta cambiando, gli strumenti ce ne sono tanti. Citavo il mondo delle banche che lavorano sul no profit e fanno profitti sul no profit, però al tempo stesso le rimettono a disposizione perché ci credono che l'associazionismo sia un valore di questo paese e quindi sono disponibili a sostenere il sistema dell'associazionismo. Quindi su questo ecco, penso che ci siano spazi di lavoro. Noi siamo uno strumento tecnico, quindi non vogliamo fare politica, la politica fanno le istituzioni. Però dobbiamo mettere a servizio di tutti quelle che sono le competenze che abbiamo costruito in questi anni. Ecco, quindi su questo piena disponibilità.